Un saluto a tutti gli amici di fanpage.it. Siamo qui al Napoli Bike Festival, la prima edizione di questa manifestazione che prova a promulgare un'ecosostenibile mobilità, o vuol dire una mobilità in bicicletta. Oggi noi di Fanpage siamo venuti qui per capire se, oltre a essere sostenibile, questa mobilità è sostenuta dai cittadini, e andiamo a vedere che cosa ci dicono. Siamo con Salvatore di iBike, siamo qui per chiedergli se effettivamente nell'ultimo anno ci sia stata un incremento almeno delle vendite, e se comunque la gente abbia risposto in maniera effettiva alla rivoluzione della bicicletta. Dicci, Salvatore. Certamente un incremento grosso c'è stato, anche una grossa ricerca di tutti un po' i gradi sociali, dalla bassa alla borghesia alta, alla ricerca di un nuovo mezzo di locomozione, un nuovo mezzo per potersi spostare in città. Tu credi che la pista ciclabile abbia influito in questo senso, oppure sia stata una questione prettamente di moda, ecco? No, sicuramente la pista ciclabile ha fatto tantissimo anche in zona ZTL. Certamente ci sono tanti pareri positivi e negativi, come tutte le cose quando nascono le cose nuove, ma secondo me la pista ciclabile è stata una grossa cosa, anche come le zone ZTL. Un popolo, per educarlo bisogna fare delle cose. Una volta educati, una volta che gli diamo dei servizi, loro riescono poi dopo a capire cosa è stato fatto, perché è stato fatto. Certamente tocca a noi ora la pista ciclabile doverla usare per far capire a tutto il resto dei cittadini che quella pista ciclabile è dei ciclisti, non è dei pedoni, non è dei automobilisti, non è dei motorini, non è dei podisti. Siamo con Giovanni, a quanto pare acrobata è la definizione che io riesco a dare, ma lui ce ne darà una migliore, che si sta occupando di fare dei salti abbastanza interessanti, e gli chiediamo che ne pensa di questa iniziativa in generale della giornata di oggi. Allora, l'iniziativa ho trovato che è veramente fantastica, un'ottima organizzazione. Noi qui stiamo promuovendo uno sport, il downhill, e questo è solamente un assaggio di quello che si fa in questo sport, che questo qui abbiamo un panettone, una curva che si chiama wall, che è una curva parabolica, e qui stiamo praticamente promuovendo questo sport appunto in Campania. Che cosa pensi della pista ciclabile in generale, anche in particolare se ci sai dare? La pista ciclabile è abbastanza ben fatta, comunque la trovo un gran segno positivo. Ora la stanno ancora ultimando, quindi non si può ancora dare un giudizio definitivo, però per ora mi piace. Siamo con Bianca, che è una frequentatrice della manifestazione, volevamo sapere più o meno che cosa ne pensasse in generale di questa 3 giorni e del mondo della bicicletta a Napoli, del suo sviluppo. A me sinceramente non sembra vero. Io ormai ho l'unico mezzo di trasporto che è questa bici, una bici con pedalata assistita, da un anno la uso e vado al lavoro tutte le mattine e mi trovo benissimo. Per di più vivo a Soccavo e vado al Vomero e salita tutti i giorni via Piave, benissimo, mi trovo molto molto bene. Non è per una pubblicità la bicicletta, ma semplicemente per dire che Napoli, pur essendo una città difficile e vivibile attraverso questo mezzo di trasporto. Ha notato una grossa partecipazione in questi giorni, o come crede che ha risposto Napoli a questo evento? Guardi, io vedo che la città, la gente che passeggia sulla ZTL è felice, cioè vedo la gente contenta. A volte leggo dei giornali che con piglio critico dicono che sono scontenti i napoletani, in realtà i ristoratori stanno facendo guadagni d'oro. La gente passeggia, respira, i bambini giocano, noi andiamo in bici, insomma c'è per tutte le età, per tutte le persone che vogliono vivere la città. Siamo con Luca Simeone, coordinamento Napoli Pedala, uno degli organizzatori della manifestazione. Ci interessava capire, punto primo, com'era andata la manifestazione in questi 3 giorni. Beh, la manifestazione è stato un successo, diciamo, fuori ogni più rosea aspettativa. Tutte le serate, tutti i giorni sono stati affollatissimi di ciclisti, ma anche semplici interessati che si sono affacciati all'area village, hanno provato le tante biciclette, hanno partecipato ai laboratori. Insomma, direi che se prima parlare di un bike festival a Napoli poteva essere un azzardo, adesso diciamo è stata una scommessa vinta. Noi per conto nostro, nella nostra città, siamo interessati a che innanzitutto la ciclabile sia
tutelata, sia protetta, sia frequentata, che poi la stessa si allarghi nelle 10 municipalità in dei percorsi ciclopedonali che coinvolgano i quartieri, che si lavori sull'intermodalità, diciamo. Questo è un altro aspetto fondamentale, mettere in connessione le metropolitane con la possibilità di usare la bicicletta, cosa che oggi è possibile solo su alcune linee. E infine che il sistema del trasporto pubblico locale venga rafforzato. Siamo con Alfredo Bellini di BiciZen, uno dei principali sostenitori di quello che viene definito il Movimento Salva Ciclisti. Tra le iniziative proposte dal Movimento Salva Ciclisti c'è stato un disegno di legge presentato nel mese di febbraio scorso in cui si chiedono azioni mirate ed efficaci alla politica proprio per la sicurezza dei ciclisti. Questo disegno di legge è stato già presentato e depositato alla Camera dei Deputati e approvato da oltre 60 parlamentari di quasi tutti gli schieramenti. Voi avete notato un'effettiva vicinanza da parte delle amministrazioni e quindi una volontà forte anche per una questione di sostegno economico a mettere in atto questa rivoluzione, oppure c'è il pericolo, il rischio che si ritorni sempre a questioni di facciata? Ma diciamo che la grande novità del Movimento Salva Ciclisti è stata quella di aver in qualche modo fatto dialogare soggetti che prima non si parlavano. Ora c'è stata una grandissima adesione, oltre di personaggi dello spettacolo, anche di molti sindaci, a cominciare dal sindaco di Milano che ha fatto una serie di interventi importanti per la sicurezza dei ciclisti, poi il sindaco di Torino, Firenze, Roma e nel mese di marzo anche il sindaco di Napoli. Allora, siamo con Arturo di bicinapoli.it che ci stava dando, diciamo, un punto di vista abbastanza diverso rispetto a quello generalmente convenzionale che abbiamo sentito oggi. Allora, prima di tutto noi siamo d'accordo per esempio con le posizioni del Movimento Salva Ciclisti, cioè di non fare operazioni solo di visibilità elettorale, ma di fare operazioni di sostanza, cioè educando una popolazione a rivoluzionare la propria idea di viabilità con una pianificazione integrata, quello che si chiede il biciplan, cioè zone di connessione tra le ZTL, non una ciclabile per pecore. Purtroppo l'Italia in questo momento è un paese mangiatore di spazzatura tecnologica, spazzatura progettuale, molti prodotti, anche noi siamo responsabili perché anche molti prodotti, diciamo, italiani sono in fondo assemblaggi un po' per comparire in un mercato in cui noi siamo, e una volta eravamo primi, ma adesso siamo... Siamo con Andrea Satta, leader dei Ted Bois, o quantomeno frontman dei Ted Bois. Stasera si esibirà in un concerto che almeno per noi è abbastanza atipico e poi dopo ci spiegherà qual è il sistema del concerto. E volevo sapere com'era nato questo progetto, almeno votato alla totale ecosostenibilità, e chi vi aveva sostenuto, come vi eravate organizzati e soprattutto da quanto tempo andate avanti con questo progetto. Ma noi amiamo la bicicletta, che è la nuova energia, è la velocità moderna, è la semplicità che raggiunge un risultato pratico, concreto, cioè la velocità commerciale delle città in auto è inferiore a quella che puoi ottenere pedalando da casa tua al tuo posto di lavoro, cioè in pratica in bicicletta ci metti meno tempo. È anche il mezzo degli ultimi nelle nostre campagne. Gli stranieri che sono da noi, magari clandestini, hanno una vecchia bicicletta per spostarsi da baracca a baracca. Io li ho visti nel Tavoliere delle Puglie tante volte. Il progetto in sé, almeno in questa sua struttura, come nasce? Ma è un sogno folle di parecchi anni fa. Volevo produrre energia pedalando, volevo accendere il palco come con la dinamo che aveva mio nonno quando tornava dalla campagna. Che idea ti sei fatto almeno di come venga metabolizzata il concetto della bicicletta qui a Napoli, se sei riuscito ad avere una visione approssimativa anche? Ma la bicicletta non può che fare simpatia. Napoli è una città perfetta per pedalare perché ha una bellissima parte storica che in bicicletta si può attraversare con grande semplicità. Una parte molto pianeggiante che è tutto il lungomare, diciamo che è una città dove forse, questo lo dico con chiarezza, perché poi se uno va in bicicletta non è che può fare della politica o del politically correct, deve dire la verità,
c'è un atteggiamento degli automobilisti a Napoli che è ancora più e dei motorini che è più estremo rispetto ad altre città italiane, per cui andare in bicicletta è un po' più pericoloso. Questa è l'unità fondamentale, è il cavalletto con la dinamo, che vedi il rocchetto, la ruota viene messa qui, fa girare questo carica questo qua, questa dinamo, e quindi poi l'energia si trasmette a questi fili, viene portata alla fine sul palco e accende. Quanti strumenti vengono alimentati con questo sistema? 10 kW possono servire, diciamo, 1.500-2.000 persone. Bel messaggio, secondo me, insomma, importante, c'è un grande entusiasmo, sono molto felice. Bello vedere che abbiamo creato uno spazio di socialità. Mi auguro che questi spazi presto riempiano tutta la città.